È una nociera blindata quella che ospita questo pomeriggio la sfida tra Nocerina e Verona. Negozi chiusi a mezzogiorno e uscita da scuola anticipata di un'ora per motivi di ordine pubblico. Si temono disordini dopo gli incidenti della gara d'andata, al termine della quale furono arrestati 12 tifosi di entrambi gli schieramenti. Sul campo la Nocerina è chiamata a riscattarsi dalla sconfitta di 7 giorni fa a Modena, mentre il Verona proverà a riprendersi il terzo posto in classifica temporaneamente occupato dal Sassuolo. Le formazioni 4-2-3-1 per la Nocerina, che schiera Concetti in porta, la Verone, Figlio Meni, Rea e Pomante in difesa, Mingazzini e Bruno in mediana, dietro al trio di fantasisti Catania, Merino, Negro con Castaldo unica punta. Mandorlini risponde con il consueto 4-3-3 formato dal portiere Rafael, i difensori Abate, Mareco, Ceccarelli e Scaglia, i centrocampisti Giorginio, Taxidis e Alfredson e gli attaccanti Gomez, Ferrari e Lepiglie. Arbitra Candussio di Cervignano, attesi circa 300 tifosi da Verona. A Nocera è una giornata di sole con temperatura oltre i 20 gradi, terreno in discrete condizioni. Studio Hassan, dunque attacca da destra verso sinistra. Nocera, Nocerina in vantaggio. Dunque risultato sbloccato dalla Nocerina. Figlio Meni, l'autore del gol su calcio d'angolo, il colpo di testa del difensore a superare il portiere Rafael, anche questo uno stacco imperioso da parte del difensore, forse però lasciato un po' colpevolmente solo, ma era partita a testa bassa la Nocerina, che già pochi secondi prima, proprio l'occasione che poi ha portato al calcio d'angolo, aveva impensierito il portiere del Verona Rafael con un colpo di testa di Castaldo dopo una bella azione personale di Farias sulla destra, il cross al centro per il centravanti rossonero, che ha colpito di testa e impegnato in una difficile parata in tuffo a terra il portiere del Verona. Nocerina che continua a tenere alto il suo baricentro e a schiacciare la squadra di Mandorlini nella propria metà campo. Una sola circostanza in cui poteva rendersi pericolosa la squadra veneta, ma è intervenuto tempestivamente Rea a chiudere il contropiede di Ferrari. 9 minuti e 10 secondi a Nocera, Nocerina 1 Verona 0 Varese. E a Cittadella c'è la squadra di casa in attacco di... Scusami, il raddoppio della Nocerina con Negro, 16esimo, Nocerina 2 Verona 0. A te. 20esimo minuto a Nocera, il risultato qui è cambiato qualche minuto fa al 16esimo per la precisione, 2-0 per la Nocerina sul Verona, il raddoppio di Negro per i padroni di casa, una bella azione, la rifinita Castaldo per il suo compagno di reparto, un bel lancio a trovare Negro praticamente a tu per tu in una posizione abbastanza defilata, però al limite dell'area. Il trequartista della Nocerina ha visto il portiere Rafael in uscita, lo ha superato con un preciso pallonetto. La palla si è addormentata nell'angolo alla sinistra del portiere del Verona, dunque 2-0 a conferma di una Nocerina scesa in campo in maniera molto determinata, non sta lasciando alcuna possibilità al Verona di reagire, continua ancora adesso dopo il secondo gol ad attaccare e a pressare fino al limite dell'area, mettendo spesso in difficoltà soprattutto la linea difensiva dei veneti, che non riesce a far ripartire l'azione quando sono appunto i difensori ad avere il possesso di palla. Nocerina che attacca ancora sulla sinistra con Negro che supera due difensori, il cross al centro, l'uscita però di Rafael stavolta è precisa. Siamo al 21esimo minuto, Nocerina 2 Verona 0 Varese. Per 2-0 sulla Regina che prova... Scusami Monaco, c'è il gol del Verona proprio sull'azione che è proseguita, è andato in rete il Verona, ci sembra che la rete sia stata messa a segno da Gomez. Siamo uscito Togni al suo posto in campo, Ligoriano Tonè. Scusami Raffa, e Nocera, calcio di rigore per la Nocerina, tra poco per il tentativo a te. 16esimo a Nocera, dunque calcio di rigore per la Nocerina per un fallo su Merino che era entrato in area, una gomitata ci sembra di Ceccarelli al giocatore, Ceccarelli è stato anche ammonito dall'arbitro, è ancora a terra Merino, dunque io darei la linea a Varese per poi riprenderla eventualmente per il tentativo di trasformazione. Siamo a Nocera allora. Sì, allora c'è Merino sul dischetto e il portiere Rafael non vuole rientrare in porta, ora l'arbitro gli impone di sistemarsi sulla linea di porta, Merino ha già preso la sua rincorsa, si attende solo il fischio, ancora Rafael che tenta di innervosire l'attaccante spostandosi nuovamente dal centro della porta, ancora un cenno da parte dell'arbitro di rimettersi a posto, Merino è pronto, il fischio dell'arbitro, parte il giocatore del Nola Nocerina, tira il gol 3-1 per la Nocerina al 18esimo minuto. Studio agli avversari. Scusa Zennaro, finale anche da Nocera, Nocerina 3 Verona 1, le reti di Figlio Meno, Negro, Gomez e Merino. A te.